Buongiorno, buongiorno soprattutto ai familiari di Luigi Necco, ma credo a tutti quelli che l'hanno voluto bene, cioè a tutta la città e anche oltre la città. Ciro Borriello ne ha fatto il profilo della sua storia, la sua biografia, alla quale mi associo, ci associamo tutti. Io vorrei aggiungere un po' quello che ho pensato stamattina venendo qui, sapendo di dover fare questo ricordo e pensando la sua faccia in queste ore dopo la partita di ieri sera. Nella faccia di Luigi Necco c'era un po' Napoli, lui aveva sempre il sorriso, io l'ho conosciuto bene, però era un sorriso certe volte pieno di gioia e certe volte pieno di malinconia, certe volte sarcastico, certe volte un po' provocatorio, critico, brontolone, ma mai con la sensazione di un uomo che sopravvive, ha vissuto fino alla fine. E poi un uomo vero, un uomo non solo un grande giornalista sportivo, tutti noi siamo nati con quell'immagine, 90° minuto, Paolo Valenti, quando c'era solo 90° minuto, non come adesso che si parla per ore senza dir nulla. Lui bastava un'immagine, una mano, un gesto, una parola per racchiudere un po' tutto il sentimento dei napoletani, quello di volere i tifosi dietro quando c'era il collegamento, voi da Napoli, voi da Avellino. Ma poi un uomo vero, perché un napoletano vero, profondo e così di alto spessore non può che essere un grande uomo di cultura, quindi un giornalista non solo sportivo, un grande archeologo, un grande scrittore, un grande intellettuale, un appassionato di politica. Ogni volta che mi incontrava cominciava giustamente con l'elenco delle cose che non andavano, della critica, del pungolamento, però sapeva guardare sempre in profondità, non te lo faceva in modo lamentoso, ma sempre nel rispetto, ponendosi nell'altro, e quindi una persona ricca di umanità. Io ho avuto il piacere di conoscerlo, penso bene, perché abbiamo anche discusso certe volte a lungo, ai margini delle sue trasmissioni. Ti sapeva mettere a tuo agio, sapeva passare dalla critica alle parole affettuose, ed è stato bello vedere anche nella chiesa, in Piazza degli Artisti, tutta la città. Quindi davvero a Luigi Necco l'hanno voluto bene tutti, e infatti io credo che oggi qui, dove ci esistono persone dalle idee politiche più differenti e dalle storie anche più differenti, anche dalle generazioni più differenti, io sono convinto che tutti nel cuore hanno questo sentimento di grandissimo affetto per Luigi Necco. Io, senza che me ne voglia nessuno dei giornalisti chiaramente viventi, che sono tanti bravi, però Luigi rappresentava veramente un po' la storia del giornalismo napoletano, cioè quello sempre diverso, sempre originale. E lo ricordo anche io quando si faceva la trasmissione 90° minuto, gli altri erano tutti paludati, tranne Tonino Carino che faceva, diciamo, un po' sorridere, però Luigi era quello che sempre coglieva la profondità, coglieva la partita e sapeva sempre dare carica anche quando le cose non andavano bene. Io sono convinto che dall'alto lui abbia gioito della partita di ieri, dove Napoli è andata in alto grazie a un uomo che sta più a sud della nostra città. E quindi Luigi Necco è un uomo del sud e noi ce lo teniamo caro, e sono convinto che al di là della mia volontà, che sarà massima, ogni consigliere comunale farà di tutto e ogni cittadino farà di tutto per ricordarlo nel modo migliore, come merita Luigi Necco, la sua memoria. E chiudo nel, appunto, rappresentarvi quanto dovete essere, ma già lo so che lo siete, però se lo dice anche la città, un valore doppio, orgogliosi di Luigi Necco, perché anche quando diceva delle cose che io personalmente non condividevo, io ne avevo una grande attenzione e mi mettevo sempre a riflettere delle cose che mi dicevo, anche quando rimanevo poi che non ero d'accordo con lui, però riflettevo sulle cose che diceva, perché solo le persone che si fanno rispettare vengono ascoltate fino in fondo e ritorni sulle cose che dicono. Quindi un uomo davvero a 360 gradi napoletano, e oggi siamo davvero orgogliosi di averlo ricordato come merita nell'aula del Consiglio Comunale, nell'aula dove anche lui ha rappresentato le funzioni di consigliere rappresentando il popolo napoletano. E quindi davvero tutta Napoli si stringe nel ricordo di Luigi Necco, e mi auguro veramente che lo possiamo ricordare nel miglior modo possibile, simbolicamente, formalmente e con segni evidenti anche nei prossimi mesi e nei prossimi anni.